Sarà consigliere gremita alla cerimonia di premiazione del premio biennale Carlo Bonato Minnella. Gli artisti sono stati premiati da Vittorio Sgarbi in veste di presidente della giuria, che ha selezionato vincitori e finalisti su 823 opere in concorso. Allora, naturalmente non sono Cairo, non penso, ma qui lo capiranno. Dunque, allora, io ringrazio tutti voi per essere arrivati, siete tantissimi e questo ci rende davvero orgogliosi. Da Malta alla Sicilia, Napoli, Torino, Roma, insomma davvero tanti da tutta Italia, isole comprese, e Catania, so anche qualcuno, quindi sono davvero molto molto orgoglioso di questo. E Sgarbi oggi, visitando le mostre, ha detto che questa non è la seconda edizione ma è la prima, perché in realtà dopo 96 partecipanti della prima edizione, a questa seconda siamo arrivati a 823 iscritti. È stato difficilissimo decretare dei vincitori, decretare dei finalisti, perché erano veramente tantissimi, molto bravi. Io ringrazio davvero la giuria che con molta pazienza è riuscita a guardare scrupolosamente tutti questi partecipanti, e da Guido Curto alla Hernandez, con la quale abbiamo aperto questa bellissima collaborazione, tant'è che la mostra da qui poi a gennaio si sposterà anche a Milano, e quindi davvero la ringrazio per la collaborazione. Ma per non far perdere tempo al nostro vescovo, che ringrazio davvero tanto per essere intervenuto, vescovo di Ivrea, che si è insediato da poco e che sappiamo del suo amore per l'arte. L'abbiamo voluto invitare perché non solo sappiamo del suo amore per l'arte, ma anche perché il tema di questa edizione è Oltre il corpo, l'anima. E allora io darei la parola per un saluto a Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, vescovo di Ivrea. Anzi, il mio vescovo. Giustamente, forse non so, funziona. Sì. Dicevo, giustamente è stato detto nuovo vescovo di Ivrea, io preferisco dire che sono un vescovo da poco. Io sono molto contento di essere un vescovo da poco. Qualche mese fa, a settembre, incontrai Papa Francesco e gli disse che sono il vescovo di Ivrea, sono un vescovo da poco, santità. E lui dice, da poco? Sì, non solo cronologicamente. E allora si è messo a ridere, ha detto, ma ne è convinto, adesso sono convintissimo, sono un vescovo da poco. Davvero, oltre il corpo, l'anima. Forse oggi non è la percezione più forte che si ha guardando la cultura, guardando alla realtà del nostro tempo, oltre il corpo, l'anima, ma il fatto è questo, che c'è qualcosa che va oltre, più in là. Ricordo Maestra di Montale, splendida poesia di Montale, sulle distese marine un cielo di mare se ne va, e non si ferma mai perché tutte le cose portano scritto più in là. Gli antichi avevano simbolicamente posto sulle colonne di Ercole non plus ultra, non si va oltre, e invece noi sappiamo che si va oltre come. E Minnella ci dimostra attraverso la sua opera, e ce lo dimostrano anche coloro che hanno voluto rendergli omaggio attraverso le opere. Noi siamo qui da un anno e mezzo circa, e quindi abbiamo saputo di questo premio, che è il premio, diciamo, di rilievo nazionale. Come tutte le attività che quest'anno si stanno svolgendo, che sono quindi collegate un po' al 150esimo di Rivarolo, siamo stati ben lieti di ospitare questa cerimonia in questa sala bellissima del Comune di Rivarolo, del Palazzo Municipale, in modo da dare anche un senso di appartenenza di questo premio alla città. Porto un saluto da parte di Frassinetto, da parte mia che sono il sindaco, e di tutta l'amministrazione comunale. Oggi è una bellissima giornata, perché veramente qua si vede l'impegno che ha messo l'associazione Area 42 per quella che è l'arte del Bonato Minnella. Questo nostro piccolo, diciamo, pittore di montagna, con tanta curiosità, desta oggi da partecipare, vengo a conoscenza di oggi, quasi 900 concorrenti. È una cosa fantastica.
Noi come amministrazione comunale abbiamo portato avanti anche le nostre piccole iniziative con i tempi che corrono. Abbiamo aperto, cominciato ad aprire, la piccola Pinacoteca del Minella. Chi già mi conosce sa che sono un po' emozionata, perché questo lavoro del premio per me è un impegno grandissimo. Un impegno grandissimo non tanto dal punto di vista della fatica, del tempo, ma è un impegno grandissimo per quello che sta dietro a questo titolo, oltre il corpo e l'anima. Quindi l'aver preso spunto dal lavoro, dalla vicenda umana e artistica di Carlo Bonato Minella mi ha permesso, grazie all'aiuto quindi di tanti amici volontari dell'associazione recreativa e dell'associazione culturale Villa Vallero, e poi grazie ad amici nel mondo dell'arte e poi soprattutto ad Antonio D'Amico, che e infine adesso alla presenza di Vittorio Sgarbi, mi ha permesso di portare avanti questo progetto del premio, che io vorrei che sia un qualche cosa in cui diciamo l'esperienza che sia un'esperienza vera, mi spiego meglio, oltre il corpo l'anima. Quindi è vero, è un premio, siamo contenti di avere 823 iscritti, è stata una cosa superiore a quello che noi immaginavamo, ma noi vorremmo che dietro a questo premio ci sia e si cresca con un'immagine di correttezza, di etica, un'immagine in cui gli artisti, perché il premio si è fatto, io lo dico grazie naturalmente ai partner che hanno collaborato. Ho trattenuto il vescovo perché in effetti maldestramente stavo per interrompergli la battuta, perché la lingua italiana è molto complessa e la stessa parola può valere come avverbio e può valere come aggettivo, per cui poco ha una dimensione temporale e vale come poco tempo, però poco da solo è una sintesi di minorità, come dire uno che vale poco. Allora quando lui ha detto sono vescovo da poco, io l'ho corretto dicendo da poco tempo, ma era esattamente il senso del suo discorso, quindi mi scuso per aver anticipato la sua battuta, ma sono felice che lui sia presente, perché credo, e l'ho detto in un'intervista ieri al TG1, e tra l'altro la sera poi ho presentato questo morto di mattina con riferimenti molto evidenti a quello che ne è una derivazione come in questo morto di Frassinetto, e ho detto che l'arte è Dio nell'uomo. Ora, voi sapete bene che Dio è un problema molto complesso e perciò stesso inaffrontabile. Le religioni islamica e ebraica non rappresentano l'immagine di Dio. Questo per loro è una grave limitazione, noi invece ne abbiamo una quantità sterminata. Perché? Perché il nostro Dio, con molta intuizione, è diventato uomo, e in quanto uomo può essere rappresentato, è Cristo, ma Cristo è Dio. L'unico tema su cui si può avere qualche turbamento, lo ha avuto Caravaggio, è la risurrezione. La risurrezione non ha testimoni. Quando Cristo risorge ci sono gli addormentati, i soldati che stanno sotto il sepolcro, e lui che lo domina, ma nessuno può. Quindi forse quello potrebbe non essere mai avvenuto, perché poi ci sia l'incontro con i pellegrini di Emmaus. Ma Caravaggio si limita a raccontare la storia del Cristo uomo, ed è quello che ha determinato una quantità sterminata, per cui si può dire che nessuna religione ha espresso tanta bellezza come la religione cristiana, nella letteratura, nella musica, nella pittura, nella scultura, e in tutto questo lì vedo un crocifisso che sono compiaciuto perché siamo in comune. Ma ricorderete che 15 anni fa un magistrato dell'Aquila fece una grande battaglia per togliere il Cristo e lo ottenne, salvo poi che la Corte Europea di Strasburgo gli diede torto, e quindi nelle scuole, immaginiamo allora che una preside o una professoressa entrasse nell'aula e dicesse: allora adesso togliamo Cristo e lasciamo Scalfaro, ovvero lasciamo Napolitano. Ci vuole un certo coraggio a togliere Cristo e lasciare Napolitano, non perché il Napolitano non vale, ma forse vale un po' meno il Napolitano uomo, certamente non Dio, del Cristo uomo, probabilmente Dio. E allora avevo proposto, ma poi non ha avuto seguito, che al posto di una rappresentazione
della Val Gardena, insomma, piuttosto modesta, del Cristo che peraltro non è in posizione di dominio, non è sul trono. Cristo è l'uomo che soffre e quindi è tutti gli uomini nella condizione di violenza che gli uomini gli fanno, di mettere appunto il Cristo morto di Mantegna, che in quanto arte va oltre la fede ed è un valore universale per tutti. Voglio vedere il preside, il commissario, il provveditore, il professore che toglie Mantegna per lasciare Napolitano. Quello va preso e arrestato, perché è uno sfregio all'arte che da Cristo deriva, ma che da oggi, nel senso che l'arte, allora ho intuito, ho immaginato, e questo lo contento che rimanesse un attimo, che comunque sia il rapporto che noi abbiamo con Dio è quel rapporto stabilito dalle religioni che non hanno avuto Cristo, per cui Cristo, cioè Dio, è indicibile, ineffabile, non rappresentabile, perché è troppo grande per la mente dell'uomo, ed è per questo che è giusto che non sia rappresentato. I comandamenti iniziano con la formula non nominare il nome di Dio in vano, e quello che nominiamo e rappresentiamo, perché nominare vuol dire anche dipingere, è un linguaggio da pittura, è un uomo, non è. Ma in questa logica è evidente che chi crede, crede con la fede, e quindi con un salto della ragione che Pascal commemorò nel concetto per cui le ragioni del cuore, le ragioni della fede vanno oltre la possibilità di comprensione. Quindi noi potremmo non essere certi e non avere alcuna dimostrazione che Cristo è Dio, ma Cristo c'è stato, è stato uomo, e quindi nel momento in cui crediamo facciamo un atto di fede, il resto non ci è consentito capire, non possiamo dimostrarlo. Però se c'è qualcosa, ecco, questo è un dato quasi teologico, che sembra dimostrare che Dio esiste, è l'arte. Se esiste Michelangelo, sarà facile che esista anche il Dio che lui ha rappresentato. Cioè non c'è niente di più vicino a Dio dell'arte, perché la nostra anima, e soprattutto la presenza di Dio nell'uomo, il daimon dei greci, è Dio in noi. E quindi l'artista è più di ogni altro vicino a Dio, perché lo cerca di rappresentare, e lo rappresenta sublime, come Mantegna, come Masaccio, come Michelangelo. Quindi siamo in un momento in cui è giusto che ci sia un vescovo, sia pure da poco, il quale nel lungo tempo della sua vita ha visto molte cose dell'arte e voleva aver capito, perché chi ami l'arte è un mezzo per amare di più Dio, e l'arte ci consente di credere in Dio e perfino di pensare che esista veramente, nel senso di dimostrarlo. Se c'è un atto dimostrativo matematico che dice che Dio esiste, quello è nell'arte, è nell'intuizione del daimon che consente che noi davanti a quelle immagini abbiamo qualche dubbio che Dio non esista, non qualche dubbio che Dio esista.